goffrette bravissime, devo dire. No, ma... Però io dico una cosa. Oggi, beh, quello che dice Goffredo è da titolo di giornale: la discesa in campo di Berlusconi ha messo insieme le procure Sì, contro. ma è un po' ingiallito questo Ma fammi giornale, finire. perché ne No, se ne non hai parla da capito, vent'anni. non hai capito, è ovvio. Ma questo ti fa capire l'anomalia di questo Si paese, profilò uno dove la battaglia spunto politica, all'inizio. scusa, Sì, ma dove la siamo nel giorno battaglia. della manifestazione. C'è una parte dell'Italia Ho che capito. ritiene Berlusconi vittima dei giudizi, c'è una parte No, dell'Italia che scusa, dice Enrico, così si fa però quando uno perdonami, delinque. no, perdonami, È quello che dicono i dipietristi. perdonami, no, no, non ci sto su questo. Lo No, scontro certo tra non ci stai. governo, No, fammi finire, ministro, Goffredo, no, fammi scusa, finire. stavo Scusa completando. tu, che Lo pensi? scontro tra governo e le procure si profilò immediatamente con l'atteggiamento del governo Berlusconi e con la risposta delle procure. Chi ha incominciato prima mi interessa poco. Ci fu un clima, tu te lo ricorderai, credo, di Comunque, esasperato ti devo confronto già dire, nel 94. allora Questa aspetta, cosa però io poi, questa cosa, perdonami, è andata avanti sì, ciclicamente ed è è la ovvio, grande poi, questione nazionale che non ma si è non c'ho risolta dubbio, mai. ministro, però io devo Siete tornare a due dire, ospiti. però, posso dire una No, cosa, ma e poi mi rendo lascio mandare conto Zanda che è per altri materia 20 che minuti, coinvolge no, soprattutto... io devo dire soltanto una cosa, oggi, e sarò un piccolo telegramma, è chiaro dalle parole, credo, del più autorevole giornalista Ma giudiziario, che non la faccio il discesa in giudiziario da campo di 15 anni. Berlusconi è stato considerato un vulnus nel quadro della politica. Ed è No, stato. non Sì, ha detto, Berlusconi, non ha sei detto bravissimo questo. a Non ha detto assolutamente, non è quello che ha detto. Vabbè, allora, le lo interpreto io sono io. affascinato In da questa tua televisione interpreto io, non si sono può affascinato. travisare Lo perché è interpreto io, registrato. Uno torna perfetto. indietro e Allora, dice cosa ha sì, detto. io lo interpreto così. Sì. Ed è chiaro, ovviamente, che c'è perfettamente una parte d'Italia che dice che Berlusconi è vittima. Un'altra parte d'Italia dice che Berlusconi deve essere combattuto. Ma un conto è combatterlo politicamente nelle urne, un conto è combatterlo in No, ma un'altra c'è una parte maniera. d'Italia che dice, siccome Chiaro? Berlusconi infrange le leggi, è giusto... E chi è che lo deve dire che infrange le leggi? Ieri ancora Ma perché si va il Berlusconi? ministro, Io non voglio... Io l'ex sono... ministro Scusa, onorevole Di Pietro, io ex vengo... Ma lascia magistrato. stare Di Pietro, io voglio dire una Ma cosa. non lo lascio Io stare, vengo dalla è storia di nel... Alleanza Nazionale. Ne sono stato, come tu sai, il portavoce. E sono stato uno dei fondatori di questo partito. Quindi io la mia storia con Berlusconi è molto distante dal punto di vista della provenienza politica. Però devo dire un fatto: ma perché nessuno si interroga? Anche questa è una domanda gialla, perché è vecchia, che Silvio Berlusconi prima di entrare in politica non ha mai avuto neanche una multa, e da quando è entrato in politica ha avuto ciò che ha avuto, 2000 udienze e quant'altro? Ma Oh, no, ma ma ecco, ti no, ricordo. Domanda ma no, gialla, risposta scusa, Zanda, ride scusa, Sanzoni. no, Attenzione, era, no, scusa, Goffredo, una domanda no, ti prego, chi era Zanda non il parla ministro? all'incirca da mezz'ora. No, ma Allora, io, guarda, dopo però io mi devi consentire questa domanda. Poi dopo andate al bar e... io volentieri Ma lascio io vado, parlare Ronchi e parlo meno tempo di lui perché mi sembra che lui argomenti contro se stesso contro me e stesso. quindi non sono insoddisfatto di questo. Voglio dire, È bellissima questa. Berlusconi è stato negli anni che hanno preceduto la sua discesa in politica, oggetto di numerose questioni giudiziarie, numerose, tanto che c'è stato anche chi ha scritto che lui è entrato in politica per tanti motivi, ma anche per questo motivo. Quindi il tema del rapporto Va bene. politica-giustizia per Berlusconi c'entra, ma fino a un certo Amor del punto. vero, sono molto Secondo, aumentate di numero le poi questioni sono aumentate giudiziarie, molto di numero, bisogna dirlo, insomma. perché sono molto aumentate di numero. Allora, però diciamo la questione qual è esattamente. Noi abbiamo, credo, l'unico paese, l'unica democrazia del mondo dove il Presidente del Consiglio chiama la magistratura banda talebana. Questo è come Anche in dire, Afghanistan succede. non lo so, Non è l'unico non paese lo del mondo. so, non lo so, non lo so. Certamente qui accade. Allora, questo è il punto politico. E il punto politico è più complessivo, è che siccome questo atteggiamento, poi Berlusconi ce l'ha non soltanto nei confronti della magistratura, ma di larghissima parte dello Stato, compresa l'autorità delle comunicazioni e comprese quindi le sue conversazioni con innocenti, il risultato di questo è un progressivo spappolamento dello Stato. Noi arriveremo alla fine di questa roba, perché a un certo punto finirà, perché tutti i lamenti, i ronchi, perché Berlusconi è sempre l'oggetto della... Ma a un Ma certo io non me la punto, penso, io ringraziando Dio devo dire che a continuerà un così, governeremo per altri a un 20 anni. certo punto finirà Berlusconi e noi ci ritroveremo in una condizione tragica, al di là degli insulti alla legalità, al di là di tutta questa parte,
importantissima, delicatissima, noi ci troveremo con uno Stato nelle sue strutture spappolate, con un Parlamento che non sarà più il Parlamento che era quando è cominciata questa storia, con un governo che... Zanda, mi scusi, però, la supplenza della magistratura, piaccia o non piaccia, perché può essere stata salvifica o benefica all'inizio degli anni 90, data da appunto prima dell'ingresso in campo di Berlusconi. Se è un'anomalia, non è un'anomalia coeva a Berlusconi. Se è salvifica e continua a essere, è comprensibile peraltro che avendo nel mirino sbagliato Berlusconi se ne difende. Il problema del centrosinistra, però, mi permetta, perché siamo nel giorno della manifestazione e voglio aiutare i telespettatori, lei e tutti noi a uscire poi da, perché sennò diventa anche per noi un circuito infernale. Però è vero quello che molti, anche con disappunto da sinistra, possono pensare, che se ci si continua a avvitare a questo, il rischio è che il centrosinistra, lo argomentava in un altro modo, ma con più soddisfazione Ronchi, continui a essere minoritario molto a lungo, perché essere anti-berlusconiani, fondarsi di fatto sull'anti-berlusconismo, rischia di essere proprio per questo minoritario, perché senza berlusconismo non c'è anti-berlusconismo. È difficile per un'opposizione non essere contro il governo che sta governando, ed è difficile per un'opposizione che ha come governante Berlusconi non essere contro Berlusconi. Quindi direi che l'anti-berlusconismo è nelle cose per l'opposizione a Berlusconi. Il problema direi che è molto interessante invece la prima parte quando lei parla di supplenza della magistratura. Qui noi dobbiamo chiederci se è supplenza della magistratura, ovvero se ci troviamo davanti a un paese in cui i livelli di devianza, chiamiamola, e di corruzione sono talmente consistenti e talmente diffusi da aver fatto della magistratura un organo di primo piano. Ma è colpa della magistratura o è colpa nostra? Anche qui, o è colpa nostra? La registrazione esiste, cioè io non ho detto se è positivo o negativo, fatto. No, non l'ha detto né io gliel'ho attribuito, voglio dire, la supplenza... Però è supplenza sulla politica, senatore, e voi fate la politica. La supplenza della politica. Una domanda a tutte e due, telegrafica. Nel 1993 il Parlamento, con i voti di Alleanza Nazionale e della Lega anche, cancellò l'autorizzazione a procedere. Sì. Si è creato un vuoto, è ovvio che in questo vuoto le procure hanno dilagato, insomma. Capisco che siamo a 15 giorni dalle urne, per cui è un argomento molto scomodo questo che nessuno vuole toccare, ma siete disposti a ripristinare, perché non è che riguarda solo Berlusconi il rapporto tra magistratura e politica, riguarda tutto il sistema. Siete disponibili a ripristinare l'autorizzazione? L'articolo 68 sancito dai padri costituenti della Repubblica Italiana? Mi dà un minuto per risponderle. Guardi, io sono in linea generale assolutamente favorevole a quello che è l'articolo 68. Credo che in tutti gli ordinamenti debba esserci una protezione per la politica. Noi l'abbiamo usata così male, questa protezione, ma così male, che non meritiamo di riaverla finché non saremo in grado di dimostrare di saperla usare bene. E da quando è stato corretto il 68, perché una certa forma di immunità noi la conserviamo tuttora, intercettazione e perquisizione, benissimo, la stiamo tuttora usando così male, ed il caso Cosentino è una conferma, la stiamo tuttora usando così male che non abbiamo ancora avuto, non abbiamo titolo per poterla chiedere. La potremmo chiedere quando avremmo... Non ve la siete ancora meritata. Non c'è stata in questa legislatura, al Senato, ma sono certo di poterlo dire anche per la Camera, una sola volta in cui è stata, diciamo, dato... ha consentito ad una richiesta della magistratura riguardante un parlamentare. Mai, nemmeno il caso De Girolamo, dieci mesi fa era stata respinta una cosa davanti a una evidenza chiarissima di una elezione illegittima. Ma come possiamo avere il coraggio di riproporre l'articolo 68? Non possiamo. E invece Ronchi che pensa? Ma io penso che questa materia debba essere trattata non soltanto sul fatto dell'immunità, ma in un ragionamento molto più complessivo. Io ritengo che, come c'è il Parlamento europeo che ha l'immunità, di cui molti esponenti politici si sono valsi, io ritengo che anche in questo momento, anche in Italia, si debba fare un ragionamento. Non so quale tribunale morale debba dire quando siamo meno pronti,
questo mi sembra molto talebano sotto questo punto di vista. Io ritengo che invece, al di là del talebanismo, ci debba essere un confronto politico più ampio possibile per arrivare. Me lo sento dire, ma...